Domenica prossima potrebbe essere proprio il vescovo Monsignor Giovanni Nerbini a officiare la messa delle 11:15 alla chiesa dell'Annunciazione alla Castellina, finita nell'occhio del ciclone per l'arresto di Don Francesco Spagnesi, fino a pochi giorni prima parroco della zona, un segno di attenzione per una comunità sconvolta dai fatti di cronaca che l'hanno vista protagonista e desiderosa di risposte soprattutto sulla mancata condivisione dei problemi che hanno travolto Don Spagnesi e sulla scelta di lasciarlo al suo posto, nonostante ormai fosse noto il suo problema di tossicodipendenza e gli ammanchi dai conti. Non sarà facile per il vescovo ricucire questa enorme ferita. I parrocchiani si sentono traditi, non aver saputo ciò che stava accadendo li ha portati ad assecondare le richieste di denaro che Don Spagnesi rivolgeva loro per aiutare i poveri, soldi che invece servivano per comprare la droga. Oggi in pochi vogliono parlare, soprattutto davanti alla telecamera, e il nervosismo è più che evidente. Siamo stati male, non solo io che sono anziana. Io addirittura ieri sentivo dei ragazzini lì di fronte a casa mia e la strada dicevano è uno schifo. E quindi quando si sente anche dei ragazzini dire è uno schifo, ci si ride. Addirittura mia nonna andava a portargli le offerte a casa, diceva papà, vuoi lasciare qualche soldo ai preti, poverino. E ora dice, è là che non si può neanche alzare, ha capito? Una persona anziana specialmente ci resta male. A me sembrava una persona normale, abbastanza seria più che altro. Sono rimasto stupito anch'io. Sono stupito leggendo la notizia, anzi, da credente, sinceramente anche molto colpito.